processione ci porterà di fronte alla basilica, entreremo nella basilica e prenderemo posto nei primi banchi, o meglio nei banchi in fondo alla basilica, dove faremo la preghiera finale tutti insieme. Quando, rispetto agli anni scorsi, a causa dell'elevato numero di partecipanti, non è possibile entrare tutti insieme nella Santa Casa, quindi processione, voto di gruppo davanti alla basilica, entriamo nella basilica, prendiamo posto nei primi banchi all'entrata, preghiera finale insieme, e poi avremo un'ora di tempo di preghiera personale per entrare con i gruppi nella Santa Casa. L'appuntamento qui per prendere i due pullman che ci porteranno a Orto e alle ore 16. È stato uno dei più ferventi, proviamo di proseguire fino al più importante, l'ingresso nella basilica. Prima di tutto pensiamo a ringraziare per tutti questi momenti vissuti insieme durante i due giorni. Sarebbe un peccato ripartire di qui senza ringraziare la Madonna come si deve. Ringraziare lo potremo fare soprattutto nell'ultima processione solenne per entrare nel santuario, in cui contiamo con generosità, con grande spirito di ringraziamento. Poi si dovrà anche chiedere, pensiamo a chiedere tante cose quando entreremo nella Basilica e soprattutto nella Santa Casa, il luogo dove ha avuto le mura nelle quali ha avuto luogo l'evento più importante di tutta l'umanità, l'incarnazione di Dio. Pensate bene a quello e pensate dunque a ciò che dovete chiedere in questi momenti. Chiedere per voi, chiedere per i vostri, pensate anche a chiedere tanto per la Chiesa, che ne ha molto bisogno come abbiamo sentito stamattina Don Francesco. Ringraziare dunque e chiedere non basta ancora. Bisogna anche pensare a ciò che farete dopo il pellegrinaggio, quando ritroverete questo mondo ostile a nostro Signore. Forse è il caso di pensare a qualche risoluzione da prendere, oggi, adesso, no, non domani, veramente in questi momenti che viviamo adesso. Risoluzione per la vostra vita spirituale prima di tutto è risoluzione di preghiere. Pensate come la preghiera è per tutti? La preghiera la possono fare tutti, i ricchi e i poveri. Coloro che sono più intelligenti e i più semplici, coloro che sono in buona salute, anche coloro che sono ammalati, tutti possono pregare. Possiamo fare di più, forse. E tra le preghiere che si possono fare c'è quella che abbiamo provato di farvi vivere in questi giorni, il rosario. La preghiera che piace certamente di più alla Santa Vergine, che non è una preghiera ripetitiva, ma che è una preghiera molto ricca di tesori, che noi possiamo trovare se facciamo lo sforzo di trovarle ogni giorno. E dunque forse la risoluzione da prendere è di fare un po' più di rosario, fare una corona magari ogni giorno, come si dovrebbe per ogni cristiano.
risoluzione di preghiere, risoluzione per i sacramenti, che sono anche l'altro mezzo principale per la santificazione. Pensate a tutti i chilometri che fanno i vostri sacerdoti per dirvi la messa, e dunque non abbiate paura anche voi di fare dei chilometri per ricevere i sacramenti e assistere di nuovo al santissimo sacrificio del Calvario che si rinnova per noi, perché Dio ci ama tanto, vuole per noi questo sacrificio di nuovo sull'altare. Ne approfitto anche prima di partire in processione. Tra le risoluzioni possibili ci sono anche degli esercizi spirituali che si possono fare, come le predichiamo noi all'istituto ogni anno durante il mese di agosto. Sono 5 giorni di preghiere profonde che aiuta molto nella vostra vita per resistere a questo mondo che ci uccide l'anima. E questi esercizi spirituali sono veramente fatti per noi oggi, nel XX secolo. Pensate bene a quello. Fate gli esercizi, rifateli, fate venire anche altre persone. Vi do l'appuntamento per l'anno prossimo anche, per il pellegrinaggio dell'anno 2008. Venite, tornate, parlatene ad altre persone, perché anche quello può toccare altre persone che forse magari non praticano più, questo può toccarle. Dunque siate anche apostoli nelle vostre risoluzioni. Vi ringrazio.